questa canzone non ce la ricordavamo così. Però c'era un sacco di pezzi metallosi in Metin. Molti metalli. Perché abbiamo riaperto Metin? Madonna, ma era così brutto il guerriero. Non devi dire così, ce lo siamo detti prima. Non devi dire così. No, allora, mo vi spiego. Giocavamo a Metin quando avevamo più o meno 22 anni, 21 anni? Sì, indicativamente. Indicativamente. Aspetta, mo te lo dico io. Perché giocavo a Metin quando sono andato a parlare con i proprietari della mamma di Shiro. Prima che Shiro nascesse. Shiro ha 10 anni. Quindi abbiamo 32 anni, 22 anni. Poi va, che cazzo di memoria. Che giro, che giro. E abbiamo giocato a Metin per un po', per diversi mesi, quasi anni, anzi 2 anni. Due, credo. No, un anno. Un anno. Un anno. Qualcosa. Un anno, ma poi per motivi legati ai livelli ho abbandonato. Lui usava questa che era la ninja. La mia Lady Konocha. Questa è la Sura. Che cacchio c'avevo? Questo non c'era, questo è il Lycan, è nuovo. Avrei preso questo se ci fosse stato il Lycan. Shaman, lo sciamano c'era. Lo sciamano io c'era. Questo utilizzavo proprio. Tu avevi il guerriero e avevo la ninja. Però su Metin che conosciamo noi, a un certo punto fecero cambiare di sesso i personaggi. La ninja poteva essere anche uomo. Eh sì, infatti qua adesso lo mettono pure questo. Ah, ok, pure guerriera, okay. Non poteva essere guerriera. No, no, quando ho smesso di giocare c'era gente che aveva già cambiato sesso. Vabbè, Red Ergo. Noi andiamo a Chunjo, che era il nostro regno iniziale, quello giallo. Giallo che conoscevamo meglio. In effetti questo è un gioco, adesso è gratuito, era gratuito pure prima, boh. Però adesso sta su Steam, all'epoca aveva un client tutto suo. Guarda che bello, guarda, non ti vengono i feels. Ah, quanto me lo ricordavo meglio, mamma mia. Guarda che bello. Mamma mia. Guarda che bello sto personaggio. Allora, dovete sapere una cosa, io sono entrato su Metin perché lui ci giocava, mi fa vieni, vieni. Infatti lui mi ha fatto tipo livellare in 2 ore, ero già a livello 10, una cosa del genere. Sì, perché io sapevo come fare. Però mi hai portato in un posto dove era pieno di donne e se le abbiamo smembrate, non mi ricordo se erano le Amazzoni o qualcosa del genere. C'era un posto dove c'era... Ma chi si ricorda? Vabbè, comunque lui mi ha fatto livellare così. Il problema è che poi ero a livello 10, sì, ma mi è toccato comunque fare le missioni di merda. Tipo, trova 10 cinghiali gialli con la cazza fa. E io non sapevo niente dei GDR e degli MMO di questo tipo. Ma tu ti ricordi? Armi per giovani eroi. Giovane eroe, tutti ti conoscono come il più valoroso dei guerrieri, ma ancora ti mancano la forza e l'esperienza. Allora perché sei valoroso? Cioè, ti sta di, oh, tutti dicono che sei bravo, ma sei una merda. In quanto speranza di questo regno, il dio drago veglia su di te e ti concede un'arma possente che sarà a tua disposizione per un certo lasso di tempo durante tutte le tue avventure. L'ammazza urlo, ma questa cosa? Questa cosa non c'era, non ti faceva scegliere un'arma all'inizio. Invece qua già parti con due mezze classi. Vedi, Vendicatore di Durendal, leggendaria spada di Orlando. Ah, famosa. Conficcata nella roccia. Orlando furioso. Furioso perché gli hanno appittato la spada che lui aveva messo nella roccia. Valore d'attacco 62-64, valore d'attacco male 64-68, mentre questo 70-78, velocità d'attacco più 26. Vai, ammazza orchi. Guarda, c'è una mia ragazza che gioca a Terra e devo purtroppo dire con rammarico che Terra è visivamente molto migliore. Grazie al cazzo, tra parentesi. Quanto è più nuovo Terra? Guarda, questo era il centro della città, dove si vendeva, dove ci stava. Non c'è nessuno, è vuoto non c'è come... nessuno. Voi pagate per ore nei forum senza beccare una figa, noi 2 secondi e già abbiamo beccato. Summer non c'era, e Harley Quinn non c'era quando giocavamo noi. Ma è Harley Quinn? È Harley Quinn. È proprio lei. È assolutamente Harley Quinn. Pure con la maglia del gelato. Guarda quello che sta sgravato col leone. Ma c'erano i cavalli quando c'eravamo noi. Quello sta a cavallo. Quanto è brutta l'animazione. Allora, voi dovete sapere una cosa. Che qui dovevi andare dal fabbro spesso e volentieri. E i cristi che se ne partivano dal fabbro, voi non avete idea. Perché lui ti migliorava le armi, no? Tu gli portavi degli oggetti che si trovavano dopo ore e ore di farming selvaggio. Tu gli portavi questi oggetti e lui ti migliorava l'arma. Siccome era un fabbro di merda, a volte te la rompeva l'arma. Salve, sono qui per migliorare gli oggetti. Non è vero, è una menzogna. Crea papiro della guerra. Avanti. Che sono i papiri della guerra? Questo c'era, mi sa. Sì, il papiro consacrato c'era, a voglia. Non abbastanza niente. Abbiamo niente. Produrre creare il manuale del fabbro. Che è il manuale? Mi sa il manuale del fabbro lo fa diventare meno cane quando ti... Tutte le musiche di Metin sono accompagnate dalla chitarra elettrica.
Ed era bellissima la musica che c'era quando andavi nell'altro mondo, quando ti spostavi da qui, prendevi il teleport e andavi dagli orchi. Guardate, adesso attaccheremo il cane selvaggio. Voi non sapete che all'epoca Metin girava a fatica sul mio PC. Madonna, sto spadone è fenomenale. Non mi ricordo se one shotasse, ma credo di no. Questo è livello 3 però, adesso. One shot anche... uguale. Di one shot uguale. Questo lo tritiamo. Ah, ma già abbiamo expato. Beh, è normale, abbiamo ucciso qualcosa. All'inizio sali piuttosto veloce. Bravo Nicola che ho messo l'intelligenza, sono proprio un campione. Un minimo ti serve, dai. Che poi era facile qua all'inizio. Sì, mettevi forza e vita, forza e vita. Ma comunque Metin è molto più semplice. Su Terra non si capisce un cazzo. Questo è molto semplice. Oh, ho preso l'arco. Che poi io all'epoca mi ero sposato col mio chitarrista, che ne sai? Che lui aveva un Sura di livello alto, io avevo la ninja di livello alto, ci siamo sposati in piazza. C'erano tutti i nostri amici che assistevano al matrimonio. E in pochi sapevano che io ero un uomo. No! E vabbè, ma è il livello 16. E perché li provo? Perché Expo veloce. Ah, vedi l'item shop come l'hanno fatto. Non c'è la possibilità di metterti in mercato, ma devi comprare queste cose. Ah, scioppone che non siete altro. Invece quando giocavamo noi ti mettevi un bot al mercato che ti vendeva le cose. Ma quando rientravi in partita trovavi soldi in più. Devi essere nuovo di qui. Un soldato ha già ricevuto qualche insegnamento? Ti terrò d'occhio finché non avrai raggiunto il livello 10. Mettiti in viaggio. Ah, vabbè, qua bisogna fare missioni. Prende missioni. Però alla fine 5 minuti... Siamo già a livello 4. Era più lenta la curva di crescita all'epoca, eh? Questi hanno fatto le furbate. L'hanno velocizzato per portarti subito al livello in cui puoi shoppare, cioè quando prendi il cavallo e tutto il resto. Chiaramente. Io mi ricordo che. Io credo che un paio d'ore qua a livello 20 ci sei arrivato. Però posso dirti una cosa: è molto più pulito degli MMO di adesso. Nonostante sia un free to play e sia shoppone. Perché adesso è... non c'è un cacchio. Benvenuto nel nostro villaggio. Svolge il compito per me. Se ti do 200 yang andresti alla bottega a comprare la pozione rossa? Dammi i soldi. Non ti ricompro un cazzo, non ti compro. Mi rubo i soldi e basta. Odiavo i guerrieri. Io da ninja li detestavo. Cane selvaggio. Cercavano sempre il PvP, anche se tu eri livello 20, io ero livello 15, ti facevano un culo tanto. Quante ore ho passato fottendo roba qua, cioè ammazzando cani selvatici e robe simili? Te lo dico io, massimo un'ora, perché poi passavamo a cinghiare. Metin si chiama così perché in questo mondo cadevano dal cielo delle rocce, appunto le rocce Metin, che devono essere picchiate e poi ti danno un premio. Il punto è che quando inizi a picchiarle, agri tutto quello che sta là intorno. Praticamente sono un catalizzatore di aggro con le rocce. E quindi non solo devi menare la roccia, ma devi menare pure quello che sta intorno. Tutto si risolveva nel cliccare 1200 volte. No. Come adesso. Però ti devo dire una verità, mi sto rilassando. Metti in livello 10, comunque non lo possiamo prendere. Come no, ha voglia. Cioè mo ti aggra tutto quello che sta intorno, però se ti curi ce la fai. Ecco, così funzionano i Metin. Aggrano tutto quello che sta intorno e tra l'altro ti livelli tanto quando picchi ste pietre, che mo sei un gelato. Perché un gelato? Sarà qualche periodo strano, qualche promozione. In genere sono dei meteoriti, giuro. Sì, sono delle pietre. Che cadono dal cielo, quindi spawnano in punti a caso della mappa. E quando, cioè adesso a lui nessuno lo sta aiutando, ma normalmente quando uno rompe un metro... a livello 10 guarda che ci vuole, eh. Madonna. Mamma, mi sfonda nel culo. No. Ma tranquillo, sei a metà. Sei a metà Metin. Vedi? Metin della lotta. È un Metin, però non sappiamo perché ha forma di gelato. Ce la facciamo, così facciamo vedere pure che cos'era il Metin. E noi passavamo ore così. Ore. Intanto si parlava. Si scriveva. Vedi, intanto gli altri stanno continuando a scrivere. C'era anche il PvP? Sì, più in là però. Non... Dopo il livello 15 mi sa c'era il PvP, una cosa del genere. Oh, vede? Abito avorio più 0, molto forte l'abito avorio. E questi ti davano delle cose molto potenti.
Boh, questo era livello 10 il Metin. Ma c'era un Metin livello 70 dove ci si attaccavano 10 persone a pestare. Poi ci si divideva la ricompensa. Poi tu sei molto contento quando ti entrano le cose di sciamana, del ninja. E tu no, giustamente hai spaccato un Metin, hai perso un quarto d'ora, 20 minuti senza il nulla. Però all'epoca, se ti capitava un abito molto prezioso per un ninja, per dire tu eri un guerriero, comunque potevi metterlo al mercato. E mentre tu dormivi, al mercato c'era un bot che te lo vendeva. Davi il prezzo e poi la compravendita era automatica. Chi passava vedeva il tuo bot e comprava. Però adesso è un free to play, io dubito che ci sia il mercato ancora, Non lo so, non ho molto idea. Qua bisogna stare attento, perché io ho ucciso un sacco di cinghiali, ma non erano quelli giusti. Ci ho messo 2 settimane a fare questa missione, perché era il cinghiale che della Patagonia, era proprio quello lì. Della Patagonia. Cioè era un cinghiale particolare, non era un cinghiale affamato, incazzato nero. Che poi le abilità erano abbastanza divertenti, avevano il cooldown, vabbè, tipico, adesso tutti i giochi funzionano così. Solitamente aggravi uno e poi scappavi e ti venivano dietro e poi andavi a aggravare gli altri e poi aggravi questo. Ci sono le tigri là sopra, Le tigri sono tigre. 18. Porca no, vabbè, è troppo sgravo. Comunque hanno abbassato il livello di difficoltà, Difficoltà. È identico a come ce lo ricordavamo. Fatta eccezione per i gelati e per Harlequin nella piazza, hanno lasciato il fabbro così com'era. È tutto molto molto simile. Cioè, rispetto ad altri giochi, Terra è cambiato tanto rispetto all'uscita. Metin è rimasto identico. E non vedo perché cambiarlo, visto che è il giusto livello di bruttezza, secondo me. Non sopravvalutarmi. Aspetta. Possiamo farcela. Perché mi ricordo che si poteva fare. Cioè, scappi come la merda, attacchi, fai 3 attacchi, così li allontani. Riscappi come la merda. Ah sì? Ti recuperi. Riscappi come la merda. E mo gli dai sotto, perché sta da sola questa. Dai, sei livello 28 contro un livello 9. Dovresti soltanto sfiorarlo. E invece. Allora, tu ti sei pompato la vitalità un botto. Hai visto? L'ho fatta fuori con un livello 9. Va bene ragazzi, siamo arrivati insieme al livello 10. Come avete visto, il gioco è ricco di emozioni e forse troppo difficili per come... Mamma mia, mi si è accapponata la pelle. Però ragazzi, erano pure 10 anni fa e questo gioco all'epoca aveva una grafica tutto sommato gradevole. Era molto bella per l'epoca. Adesso non è più il caso di chiamarla bella. Non è proprio il caso.